È stata dedicata ad uno dei simboli di Sassano la nuova opera realizzata nel cuore del paese ed inaugurata sabato sera dal sindaco Tommaso Pellegrino. Si tratta della nuovissima Piazzetta delle Orchidee, un nuovo luogo d'incontro per giovani e famiglie nato dalla demolizione di un edificio pericolante, reso particolarmente suggestivo da due murales, uno ritraente lo stemma del comune, l'altro un'orchidea, e dal gioco di colori grazie a delle particolari lampade a LED. Al taglio del nastro, al quale hanno voluto partecipare in tanti, il parroco del paese Don Otello Russo, che ha benedetto la nuova opera sassanese. Con l'augurio, ha detto il prelato, che questa piazzetta sia popolata da tanti bambini, ragazzi, insieme ai propri genitori. A seguire i lavori dell'opera realizzata in breve tempo, l'ingegnere Francesco Orlando e l'ingegnere Michele Napoli, mentre la realizzazione della piazzetta delle Orchidee è stata curata dalla ditta Arenare. Oggi siamo contenti perché continuano le nostre opere utili e concrete. Abbiamo creato spazio, abbiamo creato un ulteriore luogo di aggregazione, abbiamo creato le condizioni di sicurezza per i tanti che vivono in questa zona e per i tanti che attraversavano quotidianamente questa zona. Ma soprattutto abbiamo anche la prima piazzetta intitolata alle nostre orchidee, perché era un po' anomalo che a Sassano, il paese delle orchidee, non ci fosse un luogo simbolo per le orchidee. Ecco, in questa piazza, quindi nella piazzetta delle orchidee, ci sono le nostre origini, ma si guarda anche al futuro, perché è la piazza dei nostri figli, quindi siamo contenti, orgogliosi e fieri di aver realizzato questa opera importante e utile.